Ora, come annunciato anche l'ultima volta, insomma, nelle battute finali dell'ultimo incontro, questo intervento sarà in particolare anche sul rapporto fra i testi e le immagini, un po' come è stato anche il precedente. L'ultimo sarà invece diverso, proprio perché l'idea da cui eravamo partiti non era un percorso coerente su questo tema, ma era un tentativo di aprire delle finestre su alcuni problemi in diverse epoche della letteratura italiana. Quindi questo anche per spiegare, insomma, il disegno complessivo, altrimenti poteva risultare spiazzante. E quindi, appunto, come dicevo prima, avremo un discorso su letteratura resistenziale, letteratura femminile o comunque tematizzazione della presenza femminile all'interno della resistenza e anche della scrittura memoriale sulla resistenza. Detto questo, vengo appunto alla mia presentazione, in cui la domanda di partenza è stata proprio quella di cercare di capire come si può tentare un approccio, un ingresso innovativo, diverso a un grande classico, così stratificato, così diciamo pesante anche nella percezione, soprattutto di chi studia, così carico di significati che si sono accumulati nel tempo. E per fare questo, insomma, ci sono sistemi diversi. Io vi proporrò alcune suggestioni, alcuni spunti oggi, però c'è sempre, immagino, da quello che so, insomma, dei programmi didattici, della programmazione, c'è sempre lo spettro dell'attualizzazione, no? del capire perché un classico è attuale, perché bisogna leggerlo, e spesso si hanno degli effetti anche di banalizzazione rispetto a questo. Non so perché non sta funzionando. No, funzionava, giuro, questo è proprio... Ok, posso fare così? Va bene. Dicevo, attualizzare i classici, e qui c'è questo episodio che è completamente inventato da Ennio Flaiano nel 1972 in occasione di una visita di Charlie Chaplin alla Mostra di Venezia. E Flaiano immagina che De Sica si trovi a spiegare chi è Don Abbondio, il grande regista Vittorio De Sica si trovi a spiegare chi è Don Abbondio a Charlie Chaplin, e lo spiega così: era un prete che, per paura di un capitalista, evitò di celebrare il matrimonio tra due proletari, ma si tratta di una storia antica e troppo lunga, gliela risparmio. Le dico soltanto che da noi Don Abbondio è diventato sinonimo di chi non fa il proprio dovere per paura dei potenti, delle associazioni di categoria o semplicemente per paura di essere considerato out, fuori gioco. Ecco, Flaiano qui appunto parodizza queste alcune letture, diciamo, troppo attualizzanti, che schiacciano. Siamo nel 1972, questa è un'attualità che non è più attuale, ma questo è un altro discorso, che schiacciano le opere letterarie su prospettive di corto respiro, per quanto forse anche questa interpretazione c'è dentro I Promessi Sposi, ma sicuramente non esaurisce, no? Quindi, a partire da questo problema, che cos'è che fa la modernità e la leggibilità di un classico e di un libro come Promessi Sposi? Gli elementi che vorrei dare io oggi sono appunto finalizzati a cercare di capire qual è la vera potenza, io direi rivoluzionaria, di questo romanzo, che può servire anche a comprenderlo meglio e quindi anche a proporlo meglio in un certo senso. Dico rivoluzionaria, pensate che già alla fine dell'Ottocento Carlo Dossi scriveva che Manzoni, il rivoluzionario Manzoni, passa per un conservatore, quindi era già cambiata la prospettiva. Naturalmente pesava l'ideologia, diciamo così, religiosa del romanzo e dell'autore, ma che però chiaramente non era un'ideologia del tutto ortodossa, quindi anche questo forse andrebbe problematizzato. In ogni caso, questa potenza rivoluzionaria del romanzo che vorrei provare con voi oggi ad esplorare passa, secondo me, per due aspetti. Una, o meglio, gli aspetti che cercheremo di vedere sono questi due. Uno è appunto la scelta del romanzo come genere, che è già una scelta dirompente per certi aspetti, e quindi poi che porta con sé scelte stilistiche, tematiche, di strutture narrative, che sono, come dire,
fortemente innovative e che proiettano, diciamo, la letteratura italiana, ma forse europea, verso il Novecento, diciamo così, verso le soluzioni più moderne. Dall'altro, la grande modernità e la grande portata, anche qui ripeto ancora la parola, rivoluzionaria, del formato di questo libro, cioè del fatto che il libro è concepito come un'edizione illustrata, come un oggetto illustrato, come un complesso dispositivo dove testo e immagini interagiscono in modo molto ravvicinato e in cui la costruzione di significati è data proprio dalla loro interazione. L'edizione del 1840, come sapete, è appunto un'edizione illustrata della quale Manzoni segue da vicinissimo la concezione, l'ideazione delle immagini, la loro collocazione, la scelta precisa dei punti del testo con cui le immagini vanno a interagire, ma ora lo vedremo meglio. Intanto parto dall'elemento che citavo prima, cioè la scelta del romanzo come genere. Questa è il capolettera dell'introduzione. Questo invece è l'immagine con cui l'introduzione si chiude. Che cosa rappresenta qui Manzoni? Da un lato c'è lo studioso, quello che cerca di trascrivere il manoscritto dell'anonimo, il complicatissimo, graffiato e dilavato, dice Manzoni, manoscritto dell'anonimo. Quindi lo studioso, il filologo in qualche modo, che finisce però con rinunciare a questo compito impervio, difficilissimo, e decide di scrivere un romanzo. E qui vediamo la rappresentazione del lettore del romanzo. Romanzo genere proscritto, dice Manzoni, nell'introduzione al Fermo Lucia, cioè alla primissima stesura dell'opera, o meglio alla sua prima versione. Genere proscritto significa genere proibito, genere che si legge solo in segreto, di cui non si fa professione in pubblico, diciamo così, e si legge nel segreto di una stanza come questa, in pantofole, in vestaglia, è un lettore borghese per una nuova letteratura borghese e quindi per una letteratura che da un lato cerca di farsi veicolo di ampliamento di un pubblico e dall'altro però cerca anche di farsi strumento conoscitivo, cioè vuole portare alla luce degli elementi della storia e e degli effetti, diciamo così, che la storia ha sulle vite individuali che sono rimasti sepolti, interrati. E quindi, come dire, l'interazione tra lo studioso e il romanziere crea questo nuovo oggetto che vuole essere uno strumento conoscitivo. Un romanzo appunto europeo anche perché si confronta con i modelli sia coevi, e insomma sono state sottolineate molto spesso le interazioni, la vicinanza tra Manzoni e Scott soprattutto, ma anche quella con Balzac, ma è anche un romanzo che si colloca in una prospettiva europea di lunghissimo periodo, di una letteratura europea che affonda le sue origini all'inizio della modernità, cioè come sapete probabilmente c'è Cervantes in questo romanzo e soprattutto c'è Cervantes anche in questa rappresentazione dello scrittore che trascrive nel meccanismo ovviamente di un libro che prende spunto da un'altra fonte, no? Come Cervantes dice di seguire una fonte, così fa Manzoni. E c'è soprattutto un romanzo che è qualcosa che cerca di descrivere come sta facendo la letteratura europea in quel momento, di descrivere il farsi proprio della modernità, dei movimenti che stanno avvenendo nelle pieghe della società e che stanno segnando il cambio di un'epoca. Cosa intendo dire? Faccio un esempio molto concreto. La rappresentazione del popolo, la moltitudine accorse subito ai forni. Il popolo compare sulla scena della storia mentre Manzoni scrive e compare sulla scena della letteratura. Le rappresentazioni di quella che Tolstoi in Guerra e Pace chiama la vita dello sciame, cioè la vita di moltitudini che si muovono appunto quasi a non essere più distinguibili in individui. Qui un'altra scena dai tumulti. E vedete sempre, vi faccio, lo farò notare via via, ma
tenete sempre conto appunto del contrappunto tra il testo e la sua rappresentazione, cioè tra i significati che io cerco mano a mano di appuntare e come questi significati sono visivamente molto efficacemente rappresentati, come in questo caso l'idea di una città in preda ai grandi movimenti delle folle che Manzoni descrive qui proiettandoli sul Novecento, ma che naturalmente sul Seicento, scusate, ma che naturalmente sono anche i movimenti delle folle che agitano l'Ottocento, cioè che agitano la contemporaneità di Manzoni. Così che la sua Milano è in qualche modo imparentata con la Londra di Dickens o con la Parigi di Balzac. Qui altre scene diciamo di tensione sociale che si scatena in questo caso per la peste, cioè quelli rappresentati da Manzoni sono grandi fenomeni collettivi, sia i tumulti, la carestia da un lato e dall'altro quello che succede con il contagio della peste. Più suggestivamente, e naturalmente qui forzo un po' di più, ma qui ci sono anche rappresentati dei profughi. Tecnicamente è quello che sono gli abitanti del villaggio che si spostano per l'arrivo della guerra ed è esattamente così e sono impressionanti queste immagini se lette appunto con questa piccola forzatura, come è impressionante la suggestione che qualcuno ha fatto associando la descrizione della Milano devastata dalla peste e soprattutto l'ambiente del Lazzaretto associandolo diciamo alle realtà concentrazionarie del Novecento. Questo è stato fatto per esempio, Anna Banti ha scritto che quando Renzo ritorna a casa e trova la realtà completamente devastata dalla peste, è come uno dei reduci della Seconda Guerra Mondiale. Quindi grandi movimenti della modernità e grande intuizione di qualcosa che sta accadendo nella realtà che viene trasferita in questa dimensione narrativa, finzionale, dove però è sempre molto stretto il contatto con i fenomeni storici, appunto studiati e documentati nel dettaglio. E anche molto importante l'interazione continua e la spola continua che Manzoni fa, ma anche questo lo vedremo più nel dettaglio, tra documento storico e finzione narrativa, laddove il racconto vivifica il documento, non lo tradisce ma lo rende vivo e lo rende quindi più concreto, più comprensibile. Dicevo però, romanzo europeo anche e soprattutto in quanto romanzo illustrato, perché quella tradizione letteraria a cui Manzoni si rifaceva prima, cioè quella del Don Chisciotte, ma anche a cui Manzoni si rifaceva e alla quale io accennavo prima, quella del Don Chisciotte, ma anche quella di un libro come La vita e opinioni di Tristram Shandy di Laurence Sterne, o come in questo caso, in un libro del 1835 che ripubblica la storia di Gil Blas, un picaro, una storia quindi che comunque è molto presente a Manzoni anche come modello per le scorribande, per le avventure di Renzo, per esempio, all'interno, in questo suo romanzo di formazione, come è stato detto, che lo fa passare attraverso molte vicende. Questo libro in particolare, del 1835, è stato individuato anche come un modello grafico, come un modello editoriale per il romanzo manzoniano. Quindi dicevo, da un lato la tradizione letteraria, cioè grandi modelli europei del passato e del presente con i quali Manzoni si confronta, che sono anche modelli di romanzi illustrati e quindi di interazione tra testo e immagini. Quindi modello letterario e modello editoriale che interagiscono insieme. Bene, dicevo, la storia del testo, la storia redazionale del testo è arcinota, Fermo e Lucia, edizione del 27, edizione 1840, edizione che Manzoni pensa illustrata, anche qui poi la pensa in quel modo in cui dicevo prima, con grande precisione, con grande esattezza, con una idea autoriale del format editoriale, cioè lui pensa tutti gli aspetti del format, però la motivazione forse è meno concettuale, nel senso che Manzoni pensa e decide di fare un'edizione di questo tipo per scongiurare la contraffazione, in sostanza, perché le edizioni precedenti del romanzo erano state martoriate, lui era molto arrabbiato per questo fatto, per il fatto che erano state contraffatte, c'erano state moltissime edizioni pirata, e lui decide che pensa che un'edizione molto complessa, illustrata, possa scongiurare la contraffazione, scoraggiare i contraffattori che non si scoraggiarono e che fecero anche copia pirata di questa edizione.
Dall'altro lato c'era anche l'esigenza di riappropriarsi dell'interpretazione visiva del poema, perché erano del poema, scusate, questo è l'Orlando Furioso che fa cortocircuito, del romanzo. Erano uscite delle edizioni illustrate della edizione del 27 senza il controllo di Manzoni e che quindi davano delle interpretazioni visive ovviamente che non erano autoriali e che andavano nella direzione di un'illustrazione populareggiante, anche un po' banalizzante in qualche modo. E quindi Manzoni decide anche di riappropriarsi della traduzione visiva e questo è molto importante, cioè l'idea che per imporre un immaginario, o meglio per costruire un immaginario, come dicevamo appunto in coda alla lezione dell'altra volta, bisogna avere un controllo delle immagini, perché quello che si fissa nella memoria, la funzione mnemonica che hanno le immagini è molto potente e quindi immagini che non corrispondono all'intenzione dell'autore rischiano di portare fuori strada l'interpretazione del testo. Bene. Questo è il frontespizio dell'opera del 1840. Qualcuno ha detto che il frontespizio barocco in qualche modo corrisponde al manoscritto dell'Anonimo, cioè alla stessa complessità e alla stessa tortuosità, diciamo così, del manoscritto dell'Anonimo che Manzoni, o meglio che il narratore dei Promessi Sposi, dice di copiare. Però non è soltanto questo, questa è già una mappa concettuale del romanzo, cioè la disposizione dei personaggi, le loro corrispondenze, le loro simmetrie, contiene già quella schema dei rapporti di forza, come dirà Calvino, parlando dei Promessi Sposi come il romanzo dei rapporti di forza, che poi sono attivi all'interno del romanzo. Quindi c'è già qualcosa di più di una semplice appunto illustrazione, ma c'è già il marchio di un'intenzione e di una e appunto come dicevo prima di una disposizione concettuale delle forze attive nel romanzo. C'è anche una dichiarazione di poetica in qualche modo, perché se voi osservate, ora questo è un dettaglio più piccolo, ma se riuscite a vedere qui c'è la maschera della tragedia e la maschera della commedia, quindi anche questa è un'indicazione su che cosa è il romanzo per Manzoni, è probabilmente quella mescolanza di comico e tragico che i generi tradizionali non consentono, sia dal punto di vista tematico che dal punto di vista stilistico. Dicevo prima, grande controllo autoriale del format. Manzoni, è stato detto, è stato scritto con un anacronismo, con un altro anacronismo che però è molto efficace, utilizza la concezione e la disposizione di queste vignette con un occhio cinematografico, con una perizia da regista, proprio perché studia le inquadrature, studia la disposizione, studia l'effetto della successione delle immagini, che creano una sorta di narrazione parallela o comunque autonoma e in dialogo molto, molto molto serrato con il testo, ma anche imponendo al testo una prospettiva molto precisa. Del resto questo è anche nella scrittura di Manzoni, cioè Manzoni è regista anche quando scrive, se pensate soltanto alla Notte degli Imbrogli e al modo in cui riesce a gestire la simultaneità di due situazioni che accadono in due posti diversi del paese, con l'espediente stupendo della campana che viene sentita di qua e di là allo stesso tempo. È già cinema in qualche modo, ma questo lo è ancora di più. L'Incipit, quel ramo del lago di Como che conosciamo tutti, e abbiamo questo campo lungo, questa prospettiva aerea che riproduce in qualche modo il grande attacco manzoniano e questa visione da lontano. Poi cosa succede? Manzoni fa una escursione, nel momento in cui Don Abbondio sta per incontrare i Bravi, fa una digressione storica sui Bravi e quindi abbiamo una specie di flashback o comunque di stacco che va sull'emanazione di una delle tante gride contro i Bravi per arginare il fenomeno dei Bravi e tra l'altro è molto bello che l'effetto del messo che bandisce queste leggi dialoga, si sposa con il fatto di riportare
il testo della grida, che in qualche modo è come se venisse appunto enunciato, e questo è uno dei tanti effetti audiovisivi di cui parleremo oggi. Poi però si torna sulla scena e si stringe, c'è una specie di zoom, la telecamera pesca nella prospettiva aerea del paesaggio, va a trovare Don Abbondio, la telecamera immaginaria naturalmente, va a trovare Don Abbondio e ci introduce nel suo punto di vista, cioè che è quello di lui che sta per incontrare i bravi, all'incrocio delle due viottole, come ricordate. Poi abbiamo un primissimo piano che va su Don Abbondio e sul suo sgomento, sulla sua paura e sul suo tentativo anche di guardarsi intorno per vedere se trova una via di fuga. Poi esce di nuovo l'inquadratura e va sul dialogo tra Don Abbondio e i bravi, con la gestualità dei bravi che lo intimidiscono e con Don Abbondio che cerca di blandirli. E poi un effetto anche qua molto, molto interessante. Nel momento esatto in cui i bravi fanno il nome di Don Rodrigo, è la prima volta che sappiamo il nome di Don Rodrigo e che quindi Don Abbondio capisce chi è che sta cercando di impedire il matrimonio tra Renzo e Lucia, Don Rodrigo compare e compare esattamente. E qui il rapporto fra testo e immagine è precisamente quello che è nell'edizione. Quindi qui noi vediamo Don Rodrigo che guarda, in qualche modo è stato scritto che questa è una focalizzazione interna al punto di vista di Don Abbondio, cioè qui noi vediamo Don Abbondio che immagina Don Rodrigo guardarlo male, guardarlo con aria minacciosa, ma allo stesso tempo Don Rodrigo guarda chi legge, che in quel momento è esattamente il cui punto di vista in quel momento corrisponde con quello di Don Abbondio. Questo quindi queste sono le immagini della prima parte del primo capitolo, esattamente nella successione in cui sono. E quindi vi dà un'idea già del modo in cui Manzoni gestisce la successione delle vignette e le utilizza proprio sfruttando l'effetto di scorrimento delle pagine e quindi creando un dinamismo interno. Un dinamismo delle immagini, con altri espedienti, sempre che possono essere tradotti in un linguaggio cinematografico, ci sono molti effetti simili o che aggiungono e che aumentano questa sensazione di dinamismo. Per esempio la tecnica molto nota, a cui siamo molto abituati, detta del campo e controcampo. Qui c'è Fra Cristoforo che sta per entrare nel palazzotto di Don Rodrigo, nella immagine successiva, probabilmente la pagina successiva o poche pagine dopo, troviamo Fra Cristoforo che entra. Tra l'altro il motivo della soglia è un motivo estremamente ricorrente nelle illustrazioni, cioè sia nelle illustrazioni perché lo è ovviamente anche nel testo, ma le illustrazioni si soffermano sempre, se devono scegliere un momento scelgono sempre quello della che ha come protagonista la soglia, ingresso, un ingresso, un'uscita, un incontro sulla soglia, perché naturalmente la soglia ha un valore simbolico molto alto, che è quello proprio che separa il pubblico dal privato e quindi la grande storia dalle storie individuali, ed è anche appunto luogo di incontro, luogo dal quale arrivano le notizie e quindi dal quale arrivano gli stimoli che rimettono in moto la vicenda narrativa. Questo è uno dei tantissimi esempi che si possono fare. Dal punto di vista però della interazione tra parole e immagini, quindi della perfetta intersezione dei due codici che Manzoni gestisce con una precisione davvero millimetrica, possiamo vedere questo esempio qua. In questo caso siamo nel momento in cui Renzo arriva a Milano ed è stordito da questo shock della folla, dall'esperienza della folla, un po' baudelarianamente si potrebbe dire, e in questo momento si trova anche a fare i conti con l'architettura imponente, monumentale della città, in questo caso con la mole del Duomo. E nel momento in cui Manzoni dice che Renzo si sofferma davanti alla Gran Mole e guarda in su, immagine, quindi noi guardiamo con Renzo la mole del Duomo, vediamo la sproporzione tra la figura umana e l'architettura urbana, e poi abbiamo la reazione che è quella di Renzo, ma è anche un po' la nostra, cioè guardare in su con la bocca aperta, dopo però aver visto l'immagine. Un altro esempio di questo fenomeno, di questa intersezione, anche qui
che ha una ricorrenza veramente molto ampia, molto elevata, è la notte dell'innominato, quando l'innominato comincia ad elaborare le prime inquietudini rispetto al rapimento di Lucia e quindi si sta avviando verso la conversione. Forse questo è il primissimo segno di un turbamento, e osserva questo raggio di luna che entra dalla finestra, che disegna un quadrato di luce sul pavimento, e appunto il quadrato di luce pallida, immagine tagliata a scacchi dalle grosse inferriate. Oltre alla precisione dettagliata della riproduzione, abbiamo anche questo effetto di passaggio da un codice all'altro, dal codice verbale al codice visivo, e di intersezione, direi perfetta, di amalgama tra i due aspetti. Ecco perché appunto si può parlare davvero di un romanzo multimediale in questo caso. Le immagini servono anche come rappresentazione della forte connessione, della forte coesione del tessuto profondo del testo, cioè hanno una funzione che serve anche ad aiutare chi legge a ricordare alcune situazioni. Questo l'abbiamo visto appunto fin dal primo incontro, che è quello sull'arte della memoria e Dante, e a segnalare appunto delle ricorrenze, dei parallelismi, delle situazioni che si ripetono. In questo caso ve ne mostro soltanto una, che è l'arrivo, ancora uno dei momenti dell'arrivo di Renzo a Milano durante la carestia, nel capitolo undicesimo, e quindi il suo essere attratto e poi assorbito definitivamente dal vortice della folla. Ma Manzoni sottolinea moltissimo nel testo la simmetria, le ripetizioni e le differenze del secondo ingresso di Renzo a Milano, che è quando va a cercare Lucia durante la peste. E dal punto di vista visivo, la figura di Renzo che si ripete, e che in qualche modo serve anche qui a dare il punto di vista sulla scena, e che segnala, a mio avviso, la similitudine fra due momenti molto lontani nel testo, e che potrebbe essere un supporto per chi legge per ricordare questo tipo di dinamica. Dicevo, anche funzione mnemonica probabilmente ce l'hanno anche le immagini che invece sono meno dinamiche, ma che funzionano come cristalli di significato e che sono disseminati nel testo. Per esempio la visualizzazione delle metafore, che è qualcosa che accade spesso anche qui, non spessissimo, ma insomma ci sono dei momenti molto significativi in cui le metafore e le similitudini utilizzate da Manzoni sono visualizzate attraverso le immagini. E in questo caso il paragone tra il griso, il bravo di Don Rodrigo, e il lupo viene visualizzato proprio in questo modo, intersecandolo proprio nel testo che dà questa descrizione, e rappresentando un lupo, quindi diciamo soltanto il secondo termine della similitudine, quello di arrivo, diciamo così. Tra l'altro in un capitolo, quello del tentato rapimento di Lucia, che è percorso da tutta una complessa metafora venatoria, diciamo dalla metafora della caccia, cioè i bravi sono a caccia di Lucia letteralmente, e spesso vengono paragonati a cani o appunto cioè, e anche un'altra immagine mostra anche una delle intestazioni mostra cani che cercano di stanare una lepre. Questa è una metafora, questa è un'altra, un altro esempio di visualizzazione di una metafora, che è quella nel momento in cui Don Abbondio viene rimproverato da Federico per non aver celebrato il matrimonio tra Renzo e Lucia. C'è questa immagine, c'è questa similitudine, cioè che Don Abbondio, di fronte ai rimproveri di Federico, si sente come un pulcino ghermito dagli artigli di un falco e portato ad altezze di pensiero che lui non riesce a sostenere, e questa similitudine viene visualizzata esattamente così. Un altro elemento che è molto caratterizzante della serie delle immagini utilizzate da Manzoni, e che
da Manzoni Gonin, mi sono dimenticato una cosa abbastanza importante, di fare il nome dell'illustratore, scusatemi. Manzoni lavora in strettissimo contatto con Francesco Gonin, che dirige in realtà una equipe di illustratori ed incisori, ma di cui Gonin è il principale responsabile, diciamo così, e dà delle indicazioni molto precise, poi lo vedremo anche nel dettaglio più avanti, delle indicazioni veramente molto precise dei frammenti testuali che devono essere tradotti in immagine. Ecco, nel lavorare all'illustrazione, una delle tracce che si possono seguire è la serie dei ritratti, cioè abbiamo già visto quello di Don Rodrigo e ci sono una serie di ritratti molto, molto importante e molto ricorrente che mettono insieme due tipologie di personaggi, quelli storici e quelli di finzione, che vengono trattati esattamente con la stessa modalità illustrativa, cioè il mezzo busto, diciamo, tipico o di una certa ritrattistica rinascimentale o anche quello di profilo delle medaglie, ad esempio, e che appunto trova una perfetta corrispondenza tra personaggi storici che vengono spesso ritratti a partire da ritratti esistenti, quindi da una ricerca documentaria e d'archivio, e personaggi di invenzione, il che naturalmente contribuisce, come dicevo prima, a rafforzare l'impasto, a rafforzare la compenetrazione tra piano della storia, piano dell'invenzione, tra piano dei grandi fatti collettivi e quello delle vicende individuali degli eroi del romanzo manzoniano. Qui ho fatto l'esempio del ritratto di Maria dei Medici. Questo è particolarmente interessante perché nel ritrarre Ambrogio Spinola, che è uno degli amministratori responsabili con le politiche scellerate che mette in campo della diffusione del contagio della peste, viene rappresentato a partire da un disegno di Van Dyck che viene ritrovato in un archivio da Manzoni e da Gonin, e Manzoni chiede che ci sia la firma di Van Dyck a fianco a quella di Gonin, il che significa appunto che ancora viene rafforzato questo effetto di realtà che cerca appunto di dare l'impressione che dentro il romanzo ci siano quanto più possibile dei documenti veri, accertati, e che quindi il piano dell'invenzione si discosta ma solo leggerissimamente dal piano della realtà e della documentazione. I ritratti servono anche a creare, come dicevo prima, una rete, una catena di similitudini, di ricorrenze, di parallelismi, servono a mettere letteralmente i personaggi uno di fronte all'altro spesso. Come è stato notato, ci sono quasi delle somiglianze, anche se nascoste, anche se sottili, sotterranee, per esempio tra personaggi che in realtà sono contrapposti, e Don Rodrigo e Renzo, insomma, si guardano in qualche modo e per certi aspetti si somigliano, ma questo succede anche all'innominato e al cardinale Federico, che sono appunto le due grandi figure che si fronteggiano, figura del bene assoluto e figura del male assoluto, che prima si fronteggiano e che poi in qualche modo arrivano a un momento di incontro. Tra l'altro queste due figure, ad esempio, sono caratterizzate dal fatto che la loro immagine non arriva nel momento in cui c'è una descrizione fisica, come accade quasi sempre per gli altri ritratti, ma arriva alla fine di una descrizione più complessa, cioè di una descrizione del personaggio nel suo complesso e più che altro di una descrizione morale. Questo è significativo anche, diciamo, del piano sul quale questi due personaggi agiscono rispetto agli altri. Tra l'altro, una piccola curiosità è che il cardinale Federico viene ringiovanito rispetto all'epoca in cui si svolge il romanzo, facendo dei calcoli con le date, e probabilmente era qualcosa che sosteneva anche, non so, l'effetto propagandistico interno del romanzo, o comunque che dava un'idea di forza, di vigore più marcata. Questo è Fra Cristoforo, che il cui ritratto letterariamente è molto importante per quella scintilla che lui ha negli occhi, per quella brace non del tutto spenta che ricorda la sua storia passata e che ricorda la storia del suo omicidio, e quindi è molto significativo che anche il ritratto abbia questa forza, no? C'è la forza di quella inquietudine che prima era stata volta verso l'omicidio e che poi
viene rovesciata in forza morale, ma anche rabbia e fuoco per la giustizia in qualche modo. Di fronte a lui naturalmente c'è Gertrude, che con un dettaglio anche qui memorabile della ciocca di capelli che sfugge alla cuffia e che dice tutto, no? Dice tutto della sua storia, in parte della sua storia passata, ma anche di quella a cui è destinata, in qualche modo, il disprezzo della regola e questa bellezza che forza e che emerge comunque dalla gabbia della regola e della monacazione forzata. Tra l'altro, se Gertrude da un lato fronteggia Fra Cristoforo, dall'altro lato naturalmente ha il suo antimodello in Lucia, che ovviamente è di là. Tra l'altro qui è molto interessante che invece qui il ritratto viene inserito proprio sotto quella frase, sopra quella frase che ho riportato. È Renzo che pensa a Lucia e anche qui gli viene in mente la sua immagine. Ancora Gertrude, su Gertrude volevo segnalare un altro di quei punti in cui gli studiosi, soprattutto chi ha studiato più recentemente il romanzo, c'è un'edizione molto importante che è quella un po' che ha ispirato questo intervento, che è molto recente, uscita per la Burr e che è a cura di Francesco De Cristofaro e di un'equipe anche in questo caso di studiosi dell'Università di Napoli, che danno molta importanza alle immagini e che danno molta importanza, come dicevo prima, alla contestualizzazione europea e in qualche modo alle anticipazioni che Manzoni fa su scoperte, su invenzioni letterarie che poi saranno attive in seguito e soprattutto nel Novecento. E ad esempio qui nel passo di Gertrude, nell'introduzione a questa edizione che ho citato, viene messa con grande forza in evidenza quanto qui Manzoni arrivi a comprendere dei fenomeni che saranno compresi veramente molto tempo dopo, cioè quella che è stata definita da Michel Foucault la biopolitica, cioè l'idea che le costrizioni sociali, la costruzione dell'identità arriva ad agire sul corpo degli individui e quindi la politica applicata alla nuda vita, come ha scritto Agamben. E per Gertrude è davvero così. Addirittura questo studioso mette in evidenza una procedura farmacologica, cioè a Gertrude danno continuamente cioccolata, bevande, per placarla, per tenerla buona, per blandirla nei momenti in cui accenna a una ribellione. Quindi sicuramente il momento di Gertrude, se dovessi scegliere forse appunto alcuni momenti in cui il momento in cui Manzoni arriva più vicino alla contemporaneità, direi che è uno degli indiziati. Non a caso è stato messo in relazione con Madame Bovary anche per la capacità di cogliere alcuni movimenti della psiche e in particolare della psiche femminile. C'è anche il dettaglio inquietante della bambola e di questa costrizione che passa subdolamente attraverso il gioco utilizzato quasi come feticcio e anche qui è stato scritto che Gertrude è come se a un certo punto, come quasi in un racconto horror, diventasse quella bambola, cioè la sua trasformazione nella bambola con cui la costringevano a giocare da bambina. E questo è un altro dettaglio molto importante, non a caso ancora colto con questa precisione, con questa immagine perturbante anche dell'illustrazione. Passiamo a un altro aspetto che ho preannunciato, proprio l'aspetto della costruzione audiovisiva, dicevo prima. Qui c'è una corrispondenza precisa di nuovo tra le parole del testo e addirittura l'esclamazione che viene rappresentata. Quindi qui davvero siamo alla rappresentazione quasi da film muto della situazione e del contesto narrativo. E il cardinale Federico esclama Dio grande e buono con questo gesto e subito sotto ci sono queste parole. Tra l'altro questo passaggio è molto importante perché nella nota che Manzoni manda a Gonin, scrive
Si coprì il viso con le mani e diede in dirotto pianto, cioè citando la parte del testo. Poi tra parentesi dice: il viso o la testa, come torna più comodo all'artista, e in questo caso si cambierà il testo. Cioè Manzoni qui dà l'idea che c'è una disponibilità addirittura a invertire completamente la gerarchia tra testo e immagine, cioè purché ci sia corrispondenza tra il testo scritto e il testo rappresentato, è disposto anche a cambiare il testo. E questo sicuramente in una cultura come dire, testualizzata fortissima, in una grande anche autorappresentazione dello scrittore come è quella ottocentesca, è un elemento secondo me molto molto importante e decisivo. Altri esempi di gestualità e di legame tra parole e immagini che crea quello che ho chiamato l'effetto audiovisivo, questa ibridazione tra parola e immagine che dà l'idea proprio di una parola enunciata. Il contattilio che prende in giro Don Abbondio dopo il fallimento del primo rapimento, dopo il primo fallimento del rapimento di Lucia. Qui Tonio che minaccia Gervaso con il pugno per dirgli che deve stare in silenzio e cerca di ricacciargli le parole in gola per dirgli che non deve raccontare quello che hanno cercato di fare durante appunto la notte degli imbrogli di cui parlavo prima. E qui addirittura questo gesto molto, molto noto e soprattutto all'estero diverte molto gli stranieri, questo gesto tipicamente italiano, fatto dal conte Attilio, il conte zio, quando Attilio va a parlarci perché faccia qualcosa contro Fra Cristoforo, e addirittura qui abbiamo anche questa successione dal gesto allo sguardo in cui balenò un raggio di malizia, dice Manzoni, e qui il conte zio guarda in camera e dice vabbè, però alla fine è divertente prendersela con questo cappuccino, quindi vi aiuterò, e con questo raggio di malizia che gli balena negli occhi. Ancora gesti, anche qui Fra Cristoforo celebre, no? Verrà un giorno, il gesto della profezia nefasta che Fra Cristoforo scaglia contro Don Rodrigo, e che anche qui a dimostrare la connessione profonda del testo e la connessione profonda del testo che le immagini rivelano, il gesto di Fra Cristoforo ritorna nel sogno, nell'incubo, nell'allucinazione generata dalla peste che Don Rodrigo ha quando si ammala, e che sogna, vede Don Rodrigo che lo persegue, Fra Cristoforo che lo perseguita con il suo gesto ammonitorio, e se vedete c'è Don Rodrigo tra la folla. Questa è proprio veramente la rappresentazione di un incubo, perché nella folla si staglia la figura di Don Rodrigo che cerca di ripararsi o di scongiurare la maledizione. Altra gestualità molto importante, quella di Ferrer, che nel momento in cui solca la folla per andare a salvare il vicario di provvisione che è stato assediato dalla folla, compie questo discorso molto mellifluo, ipocrita, dove c'è tutta una retorica del potere, si rivolge al popolo, no? spendendo, dice Manzoni, spendendo bene la sua fama mal guadagnata, che è forse una delle prime definizioni del populismo in qualche modo, no? E soprattutto anche lì c'è anche un'altra intuizione secondo me folgorante di Manzoni, cioè quando descrive il modo in cui Renzo si emoziona quando l'occhio di Ferrer cade su di lui. Renzo, e questo è veramente secondo me un qualcosa che si capirà molto meglio soltanto nel Novecento, cioè l'idea del contatto diretto tra il leader, tra il potere e il singolo individuo, che viene proprio illuminato dall'occhio del potere che cade su di lui. E lì Renzo decide di collaborare, di aiutarlo. Però la cosa che vorrei sottolineare è proprio la corrispondenza tra l'ipocrisia del discorso e una certa gestualità melodrammatica, è stato detto, e che proprio melodrammatica nel senso proprio, cioè nel senso che si rifà alla tradizione del melodramma e alla enfatizzazione delle situazioni narrative fatte attraverso una gestualità ampia, come del resto melodrammatica è la gestualità e la relazione tra gesto e parola che c'è quando i due promessi si incontrano, cioè Renzo e Lucia si ritrovano nel lazzaretto e c'è questo scambio davvero da opera lirica. Ah, Lucia, v'ho trovata, e di là, oh signor Benedetto, è esattamente
è esattamente questa la situazione. E questo è anche stato studiato, è stato indagato, perché la gestualità, l'aspetto mimico di queste illustrazioni è veramente molto evidente, basta sfogliarle. E quindi è stato messo in relazione da un lato al melodramma, appunto, dall'altro proprio a tutta una serie di manualistica della recitazione, della mimica teatrale ed anche dell'oratoria legata appunto alla politica o comunque al discorso pubblico. Quindi c'è una gestualità che da un lato si rifà alla rappresentazione anche diffusa nella pittura classica, dell'oratoria classica appunto, e che quindi dell'associazione tra elocuzio e axio, no? E dall'altro però anche il modello preciso delle illustrazioni è questa trattatistica che c'è, che è spesso una trattatistica illustrata e che come dire, insegna la performance orale. Del resto la performance orale è qualcosa di molto importante, di pervasivo all'interno del romanzo. Renzo, ad esempio, e qui lo vediamo all'Osteria della Luna Piena nel momento del suo massima performatività oratoria, quando arringa i presenti e racconta i fatti che gli sono accaduti durante la giornata a Milano. Qui c'è addirittura un gesto che va alla fronte, ma in generale quello che vorrei sottolineare in questo passaggio è proprio l'importanza della narrazione orale, sia all'interno del romanzo, sia nel tentativo da parte di Manzoni di rendere la lingua parlata e quindi di avvicinare, come sappiamo proprio in relazione alle posizioni manzoniane sulla questione della lingua, scritto e parlato. Però questa cosa che sappiamo bene, appunto, che è manualistica nel senso più pieno del termine, ritrova forse una nuova evidenza se applicata e se visualizzata in questo modo, se legata proprio a questo filo di gesti legati all'oratoria che attraversano il romanzo. Non solo, perché l'oratoria non è solo quella alta di Ferrer, diciamo così, alta tra virgolette, l'oratoria pubblica politica, ma è anche quella che Manzoni chiama la cantafavola. E non è un caso che Manzoni si riferisca così al proprio romanzo in una lettera molto precoce, cioè quando ancora si riferisce al Fermo e Lucia, dicendo a un suo corrispondente che sta scrivendo una cantafavola, il che è abbastanza interessante proprio dal punto di vista della percezione di che cos'è questo oggetto, e forse capiamo molto di più perché c'è stata questa attenzione a questo rapporto tra parole e immagini che in qualche modo cerca di veicolare proprio questa dimensione orale, performativa. Qui c'è il momento in cui Agnese cerca di intrattenere Perpetua per distrarla nel momento in cui Tonio, Gervasio, Renzo e Lucia stanno entrando per celebrare con l'inganno le nozze in casa di Don Abbondio. E che cosa fa Agnese per distrarre Perpetua? Le chiede di raccontare, cioè la spinge a raccontare, tra l'altro un racconto pieno di voci dialettali, un racconto molto popolare che risale ai matrimoni ai mancati matrimoni della Perpetua. Io non so voi, ma io ogni volta che leggo questo passo sono disperato per il fatto che Perpetua non la lasci raccontare, che Manzoni non la lasci finire quel racconto che si preannuncia, secondo me, divertentissimo. Invece si interrompe lì, è appena iniziato. Però qui c'è proprio, no, il gesto della narrazione che è un gesto in questo caso atavico, vecchissimo. È stato scritto il gesto di Scheherazade, cioè la narrazione come infinito intrattenimento, come potenziale affabulazione continua. Questo, appunto, da un lato, secondo me, dà nuova evidenza alla questione di come Manzoni tratta la vicinanza tra lingua scritta e lingua parlata, di come Manzoni rivoluziona la lingua scritta, ma iniettando, diciamo, questi elementi di lingua parlata e lavorando a una testualizzazione molto attenta della lingua orale, con inserti dialettali che naturalmente vengono normalizzati, ma che ci sono. È come se ci fossero delle cicatrici nella lingua amazzoniana che rivelano la provenienza del lessico di aree locali e che è fatta di modi di dire, anche di proverbi e anche proprio di quei fenomeni che linguisticamente sono, poi
probabilmente voi con questo avete una grande familiarità, che linguisticamente sono i fenomeni tipici della lingua, della comunicazione non pianificata, cioè dislocazioni a sinistra, ripetizioni, anacoluti, eccetera, che Manzoni usa con grande sapienza, proprio per rendere questa, questa dimensione diffusa di un romanzo in qualche modo percorso da una voce, diciamo così, che è percorso da una voce anche che deve in qualche modo svegliare chi legge, no? Manzoni contrappone proprio il suo romanzo rispetto a quelli invece che sono narcotici, che sono i romanzi, i romanzetti, diciamo, che dal Settecento sono di puro intrattenimento. Invece forse questo, sia il dispositivo testo-immagine, sia questa lingua che Manzoni utilizza, sono utilizzate un po' per bucare la narcosi provocata dalla letteratura, dalla cattiva, tra virgolette, letteratura. Tra l'altro, secondo me questo aspetto e questa dimensione è anche un elemento che forse, io qui insomma, la butto lì, dal punto di vista della didattica potrebbe essere molto interessante, perché io ho avuto un'esperienza in un teatro, con un gruppo teatrale totalmente amatoriale che ha vocalizzato I Promessi Sposi, e devo dire che io ascoltandolo ho scoperto tantissime cose, ma che anche chi lo leggeva e ne aveva dei ricordi scolastici molto impolverati, diciamo così, tirando fuori le voci da questo romanzo, le mille voci che questo romanzo contiene, ne ha apprezzato davvero molto di più la complessità. Quindi, non lo so, magari inscenare dialoghi in classe, non lo so. L'idea che il romanzo sia percorso da dei testimoni, dei rappresentanti della cultura orale, si sovrappone anche al fatto che il romanzo è percorso da un grande, potente conflitto tra cultura orale e cultura scritta. E la cosa complessa è che la cultura scritta non sta dalla parte del segno più, ma sta dalla parte quasi sempre del segno meno. Come ha chiarito con i suoi studi anche Salvatore Silvano Nigro, carta, penna e calamaio, in questa triade, sono strumenti che ricorrono molto spesso nel romanzo e che ricorrono sempre dalla parte dell'oppressione. Gli oppressori sono quelli che usano carta, penna e calamaio per, dice Renzo, per infilzare le parole e mettere nei guai un povero giovane che vuole soltanto sposarsi. In questo caso Azzeccagarbugli, ovviamente proverbiale da questo punto di vista, che guardate in questa immagine come fisicamente si frappone tra il foglio della legge e il povero popolano analfabeta. Mi sembra appunto un'immagine che parla da sola da questo punto di vista. Ma anche il carteggio tra Renzo e Lucia si svolge, quando sono lontani, si svolge attraverso la mediazione di letterati che puntualmente deformano le intenzioni comunicative dell'uno e dell'altro. Qui in questo caso è il cugino di Agnese, con tutti questi passaggi infiniti. E un altro di questi mediatori è il letterato più famoso che c'è nei Promessi Sposi, e che è Don Ferrante, che la cui biblioteca appunto viene rappresentata da Manzoni come, da un lato, proprio la rappresentazione di un sistema di saperi completamente disattivato, no? Quindi la cultura seicentesca, questo lo sappiamo. Però secondo me, anche guardando un po' più da vicino, Don Ferrante è anche un ammonimento sul fatto che tutte le biblioteche possono essere a un certo punto disattivate dalla storia. Non a caso la ironia molto più corrosiva che c'era nelle prime versioni di Don Ferrante, che nel Fermo Lucia è ancora Don Valeriano, viene via via attenuata. Cioè è un personaggio che diventa più complesso nelle varie redazioni, proprio perché non è soltanto la satira dell'erudito, che ovviamente sì, muore perché non crede nel contagio e muore prendendosela con le stelle, dice Manzoni, perché non ha preso nessuna precauzione. Però è anche, come dire, è anche l'intellettuale di tutti i tempi che può sempre incorrere nel rischio di diventare Don Ferrante, diciamo. Quindi questo mi sembra un ammonimento. E non a caso, infatti, Don Ferrante si contrappone in questo senso, per questo aspetto, al cardinale Federico, ancora, che nonostante abbia creato la biblioteca ambrosiana, e c'è tutta una parte su questa creazione della biblioteca, come dire, mantiene una specie di distanza proprio dalla cultura scritta. No, Manzoni lo dice esplicitamente, Borromeo non ha lasciato opere scritte,
perché la sua opera è vivente, la sua opera è la sua opera di carità, è la sua opera nel mondo, è ancora la parola viva e quindi è ancora la parola orale in qualche modo di cui abbiamo visto questa traccia che c'è nel romanzo. Perché ci sono dei narratori interni? Pensate anche al Sarto, questa figura, all'altra figura molto bella, cioè che ha questi pochi libri, poemi, i reali di Francia, la leggenda dei santi, e che è anche lui, vorrebbe essere un narratore in qualche modo, è un aspirante intellettuale, no? Però immerso in una cultura tutta di retroguardia, diciamo così, e quindi viaggia su questa soglia. Non a caso quando si trova di fronte a Federico gli mancano le parole, proprio a lui che aveva studiato, che aveva letto. Ma non solo i narratori interni, perché il narratore del romanzo, il narratore di primo livello, diciamo così, del romanzo, ci parla continuamente, no? A noi, ai 25 lettori, come dice, ci parla continuamente e a un certo punto non solo ci parla attraverso il testo, ma ci fa questo gesto attraverso le immagini. Questo è un punto in cui questa immagine non corrisponde a nessuna, alla rappresentazione di nessun personaggio. C'è un momento in cui appunto dice, Manzoni ha spiegato una vicenda storica e dice, però non crediate che Don Gonzalo ce l'avesse proprio con Renzo, no? Ha spiegato i problemi che avrà Renzo durante la sua fuga, ed indica a Gonin di mettere quel famoso gesto che si fa sempre quando c'è un gesto di intesa, cioè quando qualcuno pensa di aver capito qualcosa, ma in realtà le cose stanno diversamente. E questo gesto di intesa è il gesto di intesa che il narratore fa a chi sta leggendo. Quindi c'è questo sfondamento, in qualche modo, della quarta parete della lettura. La dimensione orale, non so che ore sono, ma vabbè, vado avanti, fino a che... Ok, allora ancora un po', ancora qualche minuto. La dimensione orale si collega anche a una delle forme nascoste del romanzo, è stata definita, cioè quella della favola. Cioè questo romanzo è anche una fiaba. Questo romanzo è anche una fiaba che ci mette in contatto con una dimensione in qualche modo mitologica. Cioè questo romanzo, e noi lo sappiamo per quanti personaggi proverbiali ci ha consegnato, come all'inizio fa De Sica, che utilizza in modo proverbiale la figura di Don Abbondio, sappiamo che c'è una dimensione mitologica, cioè comunque questo romanzo ha creato una mitologia nazionale in qualche modo, di carattere, di tipi, e l'ha creata anche perché appunto è in contatto con alcune forme originarie, come contiene in qualche modo la forma della fiaba, che viene rappresentata attraverso il testo, con, come è stato scritto, la riformulazione di alcuni archetipi, e la riformulazione di alcuni archetipi anche soprattutto legati a dimensione della paura, dell'orrore, come avviene nella vicenda di Lucia rapita dall'innominato, che fondamentalmente è la fanciulla rapita dall'orco, è una riscrittura di questo tema. E del resto la riformulazione degli archetipi narrativi è qualcosa che nel romanzo ottocentesco è molto potente e forte e si inserisce in una dimensione europea. Il fatto che questa sia una fiaba, appunto che questo momento della narrazione sia in contatto con la forma della fiaba, è visualizzato anche dalle immagini, perché la vecchina e l'uomo che si chinano su Lucia sono davvero, potrebbero venire dalle illustrazioni di un libro di fiabe. E tra l'altro c'è tutta una serie di illustrazioni che gioca con questo elemento grottesco, caricaturale, in cui emerge un po' questa dimensione fiabesca. La dimensione fiabesca riguarda soprattutto i due percorsi di Renzo e Lucia quando si separano, non a caso naturalmente. E quindi da un lato la fiaba con l'orco di Lucia, dall'altro i percorsi notturni e il percorso di smarrimento che passa attraverso uno smarrimento nel bosco, nella natura, che è quello di Renzo, e che quindi ci rivela forse anche che cosa voleva dire Manzoni quando scriveva ai suoi corrispondenti che lui non voleva creare un romanzo di intrigo, ma voleva creare un romanzo in cui
il nodo fondamentale fosse la rappresentazione delle vicende interiori, la rappresentazione della psiche dei personaggi, della loro emotività, della loro crescita, del loro viaggio verso la coscienza di sé. E contrapponeva proprio il romanzo di intrigo, che era il romanzo narcotico di cui parlavo prima, a un romanzo basato su dei significati, dei nuclei di significato. E secondo me uno dei nuclei di significato che il romanzo ci consegna, anche proprio come fiaba, come mitologia condivisa, è quello del fatto che come dire, anche gli umili, anche le classi subalterne hanno un mondo interiore. E questo mondo interiore come viene rappresentato? Da un lato, per esempio, in questo modo che è stato molto contestato a Manzoni, no? L'addio ai monti. L'addio ai monti è il modo di rappresentare i pensieri di Lucia attraverso un linguaggio alto, aulico, una serie di endecasillabi, sappiamo tutti l'analisi del testo di quel passaggio lì. E in qualche modo anche questa illustrazione rivela questa distanza, cioè c'è un occhio che non è interno, no? Non sta dentro la mente di Lucia, ma sta fuori, guarda il paesaggio e le suggerisce le parole e le suggerisce in qualche modo anche i pensieri. Però il dispositivo di testo e immagine arrivano anche a una modalità invece più interessante di rappresentazione proprio di questa vita interiore dei personaggi. Vita interiore che naturalmente non è vita interiore nel senso di intima o di rappresentazione dell'ombelico, ma è la vita interiore colpita ovviamente dalle vicende della storia. La rappresentazione più interessante è questa, quella che avevo intenzione di mostrarvi. Siamo nel lazzaretto, siamo alle fasi finali, Renzo ha ritrovato Fra Cristoforo lo rimprovera perché Renzo è ancora animato da un sentimento di vendetta, però gli dice Lucia c'è, deve essere qui, cercala, e i due dopo questa discussione si separano. Anzi, qui Renzo ha già visto Don Rodrigo, quindi il suo sentimento di vendetta si è già spento, è già stato fortemente messo in crisi dal fatto di vedere Don Rodrigo in punto di morte. E infatti cosa succede? Renzo prosegue, sta andando a cercare Lucia, è vicinissimo al ricongiungimento di Lucia, però è dilaniato, è attraversato da questo rovello interiore che viene rappresentato prima appunto con la sua mostrarsi da solo mentre cammina a testa bassa e poi addirittura con un flash sul volto di Don Rodrigo Morente, che è una rappresentazione del suo percorso mentale. Siamo veramente dalle parti del monologo interiore, ma concettualmente, ma siamo dalle parti del monologo interiore forse più grazie all'immagine che non grazie alla tecnica narrativa del testo, che invece è ancora una gestione del discorso totalmente in terza persona. Il testo è in terza persona, ma forse l'immagine no. L'immagine si avvicina davvero a qualcosa di molto più audace dal punto di vista anche soltanto della tecnica narrativa, ma anche, come dicevo prima, dal punto di vista della rappresentazione della realtà, dove si può arrivare dentro la testa di un popolano analfabeta a descrivere il suo rovello interiore. Del resto, appunto, come dicevo prima, piano degli eventi, piano dei significati. Detta con parole manzoniane si potrebbe dire da un lato il filo della storia, dall'altro il sugo della storia, no? Il filo della storia è l'intreccio degli eventi, ma il sugo della storia è l'estrazione di qualche significato socialmente condivisibile, no? Di qualcosa che può davvero essere consegnato alla collettività come nucleo di senso che viene da questa narrazione. Bene, il sugo della storia è l'espressione che Manzoni utilizza alla fine, quando proprio nelle ultime righe del romanzo, della prima parte del romanzo, e ora vediamo perché, quando Renzo e Lucia contrattano questa loro morale molto, molto borghese dell'idea che sì, se uno non si va a cercare i guai non arrivano, poi forse arrivano lo stesso, però basta avere fede in Dio. Sugo della storia che ci sembra una buona conclusione, ma non può essere questa la conclusione del romanzo, non lo è nei fatti, non lo è nelle intenzioni di Manzoni, che lì ci sta prendendo in giro e sta creando un falso finale che invece si proietta su quello che è la prosecuzione del romanzo, come molti studiosi ormai hanno messo in evidenza, ovvero la storia della colonna infame. Cioè da questo interno borghese, da questo interno pacificato, tranquillizzato, che cerca di trarre una morale tranquillizzante e un finale conciliante
al romanzo, andiamo alla casa distrutta dei due presunti untori, accusati di essere degli untori, Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, accusati ovviamente ingiustamente, torturati, perseguitati, conosciamo tutti la storia. E quindi da quell'interno borghese a una casa distrutta, a un'altra persecuzione, ok? A un'altra persecuzione che sta in un rapporto col romanzo che è quasi quello di un'anamorfosi, non so se avete presente le figure anamorfiche, cioè quelle figure che sembrano informi se viste da una prospettiva, ma che acquisiscono una forma se si cambia il punto di vista. Perché la storia della colonna infame in qualche modo sta nascosta nelle pieghe del romanzo, perché il romanzo passa attraverso gli stessi luoghi, passa attraverso le stesse vicende, nomina quasi gli stessi personaggi, ci sono dei richiami lessicali molto precisi da un testo all'altro, e quindi è come se Renzo, Lucia, Don Abbondio, i personaggi del romanzo sfiorassero in qualche modo i luoghi in cui è avvenuta la storia della colonna infame, in cui è avvenuta la storia vera, documentata, a cui, come dicevo all'inizio, il racconto da nuova vita, ma che è una storia realmente accaduta e che quindi, come dire, getta una luce sinistra anche sugli avvenimenti del romanzo e soprattutto su quella tranquillità finale. Questa contiguità è anche realizzata dal punto di vista visivo, naturalmente, testuale e visivo, cioè le immagini utilizzate sono naturalmente dello stesso tipo, fanno parte della stessa serie e creano una serie di rimandi interni. La serie dei ritratti, per esempio, che ritorna anche qui, come abbiamo visto prima, oppure anche delle questioni di tecnica. Ricordatevi dell'incipit, no? Ripensiamo all'incipit, campo lungo, immagine che stringe, immagine di Don Abbondio. Questo è come comincia La storia della colonna infame, invece. Campo lungo sulla zona, la via che è vicino alle colonne di San Lorenzo a Milano, poi immagine che stringe sulla donna che poi denuncerà il Piazza, e lui addirittura con un foglio di carta in mano e un'inquietante similitudine, perturbante similitudine tra l'incipit del romanzo e l'incipit della storia. Le similitudini sono tante, se ne potrebbero mostrare altre, però l'altra grande similitudine è quello che, secondo me, poi, e sto concludendo, quello che diventa appunto lo scandalo, diciamo così, ideologico anche del poema, e la sua potenza, come dicevamo all'inizio, moderna, innovativa e in qualche modo rivoluzionaria, è proprio che, come nel romanzo, il punto, il vero nucleo di senso, il vero nucleo dove sentiamo che c'è qualcosa, è la rappresentazione della vita interiore e dell'interiorità a contatto con la storia di due personaggi che sono gente di nessuno, come dice Don Abbondio, esattamente la stessa cosa accade nella storia della colonna infame, perché non solo c'è la denuncia della responsabilità individuale dei giudici, non solo c'è la denuncia delle strutture storiche, non solo c'è l'invenzione del romanzo inchiesta, come è stato detto, ma c'è soprattutto le conseguenze che tutto questo ha sulla vita interiore, diciamo proprio sulla vita nuda, come dicevo all'inizio, dei personaggi. E in questo caso concludo proprio sull'immagine di Gian Giacomo Mora in carcere mentre pensa alla famiglia, ai figli, e tra l'altro nella posizione classica del melanconico, quindi a questo anonimo barbiere viene data la dignità, diciamo così, di essere rappresentato attraverso questa posizione. E quindi attraverso tutta questa serie di elementi che ho cercato di mettere in fila oggi, davvero, come ha scritto Benedetto Croce, Manzoni arriva a inventare una scrittura più prossima alla vita, ma non solo nel senso linguistico principalmente che intendeva Croce, ma in senso appunto politico, psichico e esperienziale. Grazie.
forse possiamo riprendere, o meglio avviare la discussione. Se ci sono domande, interventi, spunti. Nessuno. Se ad esempio, visto insomma che si parlava di come il romanzo europeo possa aver influenzato Manzoni, se Manzoni abbia tenuto presente anche il romanzo gotico. In alcune immagini, ad esempio, del castello dell'innominato o nell'innominato stesso, soprattutto nel Fermo e Lucia, come viene in mente una cosa di questo genere, non so. Sì, sì, sicuramente il romanzo gotico è uno dei testi con cui, diciamo, delle forme con cui Manzoni dialoga particolarmente nel Fermo Lucia, in modo molto ravvicinato, e poi in modo più sotterraneo nel corso delle diverse redazioni, anche perché il romanzo gotico in qualche modo apparteneva a quella tipologia testuale con cui poi Manzoni, man mano che raffina la sua teoria del romanzo e quindi la sua teoria di veridicità storica e di finzione a supporto del vero, naturalmente gli aspetti invece più sovrannaturali e esorbitanti del romanzo gotico necessariamente è costretto ad attenuarli, decide di attenuarli, però è molto interessante vedere come restino, come tracce, anche lì come cicatrici, come dicevo prima, del testo, perché in realtà rimane molto attivo, soprattutto da un lato nell'innominato, giustamente, dall'altro nella storia di Gertrude, dove anche lì la portata nera viene ridotta, però resta naturalmente, resta in sottofondo. Un'altra curiosità legata anche al discorso delle immagini, no? Appunto, tutta la vicenda di Gertrude, dell'amore di Gertrude ed Egidio, come sapete, viene spunta dal testo, eliminata, soppressa, resta la celeberrima reticenza, la sventurata rispose. La cosa interessante che è stata notata è che anche dal punto di vista visivo la reticenza viene rappresentata, o meglio non rappresentata, cioè non c'è una rappresentazione degli amori tra Gertrude, della storia di Gertrude ed Egidio, c'è soltanto il momento del colloquio con la conversa che poi fa la fine che fa, poverina, come sappiamo, e quindi anche lì in qualche modo c'è una corrispondenza tra quello, la sventurata rispose, e una storia negata, cancellata, diciamo così. Quindi questo è un po' il rapporto. Sicuramente l'aspetto del dialogo con la tradizione del romanzo gotico assume dei tratti sempre più polemici, diciamo antagonistici per Manzoni, in qualche modo. Volevo chiedere, no? Se in ambito europeo ci sono altri romanzi che hanno questa presentazione, no? Testo e immagini, che lei sappia. Così. Coevi, della stessa epoca. Allora, non ho una risposta molto precisa a questo, nel senso che non ho studiato accuratamente, però sicuramente, come ho mostrato un po', c'è una tradizione editoriale che va in questo senso. Soprattutto è una tradizione che illustra i grandi classici, come dicevo prima, quindi qualcosa che va a ritroso. Qualcosa che raggiunga questo livello di interconnessione, secondo me, non esiste, cioè, a mia conoscenza non esiste. Cioè un'interconnessione che è così gestita, così consapevolmente dall'autore stesso. Ci sono sicuramente edizioni illustrate, anche precoci, per esempio di Hugo, sicuramente, cioè
dei romanzi anche che hanno una dimensione avventurosa, o anche dei romanzi di Dumas, per esempio. Lì c'è una tradizione che si fissa con un modello molto simile. Ecco, forse quello di Dumas è la cosa che si avvicina di più. Cioè, i Tre Moschettieri hanno una tradizione illustrativa simile, sia dal punto di vista proprio dell'impaginazione. Però, scusate, anche questo è molto interessante, il fatto che in generale le edizioni illustrate dei classici o dei libri più antichi, dei libri di tradizione, a livello di editoria, cioè a livello proprio di categoria editoriale, sono spesso legati ad edizioni popolari. Tant'è vero che poi anche Promessi Sposi finiscono nelle stesse collane, per esempio in una casa editrice come la Salani, che era specializzata in editoria popolare, finiscono in delle collane insieme ai Reali di Francia, cioè ai libri che leggeva il Sarto, e quindi hanno, cioè, vengono introdotti comunque in un circuito e hanno una ricezione forse leggermente diversa da quella che Manzoni invece pensava per il proprio progetto. E anche il caso di Dumas è simile, nel senso che comunque la percezione che si ha di quel testo è una percezione che, cioè, è, diciamo, riconduce un po' di più verso appunto il romanzo d'avventura, un romanzo più d'evasione, diciamo così, dove il progetto autoriale è meno forte. In parte mi ha già risposto, perché mi volevo riallacciare alla risposta che ha dato prima. Cioè, l'illustrazione nel romanzo, soprattutto dell'Ottocento, serve a renderlo più accessibile a un pubblico non necessariamente intellettuale. Senza arrivare al feuilleton, però, serve per rendere il romanzo più, tra virgolette, popolare. Però lei mi sembra che in maniera molto convincente abbia dimostrato come queste illustrazioni in realtà hanno un sostrato, un retroterra culturale molto, molto complesso. Per esempio il discorso dei ritratti di Maria de' Medici, eccetera eccetera. Secondo lei Manzoni era consapevole, ma credo di sapere già la risposta che lei mi darà, era consapevole di questa importanza che si dava anche all'illustrazione? Grazie. Sì, senza dubbio, appunto, la risposta è quella che immagini, nel senso che anche se direi che lui era sicuramente molto consapevole, e abbiamo visto, non si concepisce un progetto del genere senza un livello di consapevolezza altissimo. Però la mia impressione, ripeto, però qui ci sarebbe bisogno forse di fare delle ricerche più precise e più documentate di quelle che ho potuto fare io al momento. Però la mia impressione è che comunque lui si inserisca in una, cioè faccia uno scatto appunto su due piani. Da un lato risponde a una editoria che ha una forte impronta popolareggiante, e quindi, no, assume quel che è un po' anche quello che succede con l'assunzione del romanzo, cioè assume un modello legato a un genere molto popolare e cerca di portarlo su un altro livello, cerca di portarlo verso un altro dominio. E al contrario, invece, laddove ci sono delle opere già canonizzate, quindi dove c'è le edizioni illustrate dei classici, dialoga anche con i classici e dice: io però faccio un romanzo, cioè quindi un genere percepito come genere di consumo, e lo metto a livello dei grandi classici illustrati, no? Quindi, no, c'è questa doppia cosa: da un lato il format popolare portato in un'altra dimensione, dall'altro il format del grande libro illustrato e del classico adattato a un romanzo che ambisce ad avere una dimensione di consumo anche molto diffusa. Volevo sapere, cioè, quando è che a un certo punto l'immagine è sparita? Perché, cioè, nel senso, perché sinceramente io l'ho letto senza immagini, ma penso che anche prima di me a un certo punto qualcuno, a un certo punto sarà sparita, perché guarda, anche qui mi piacerebbe saper rispondere con più precisione, invece purtroppo una risposta precisa non ce l'ho. Sicuramente c'è
c'è una tendenza alla standardizzazione dell'editoria, soprattutto novecentesca, quando l'editoria anche in Italia si industrializza, e per cui soprattutto nell'ottica di fare magari edizioni economiche, di semplificare il lavoro editoriale, perché comunque è anche un lavoro complesso quello di mantenere questo tipo di impaginazione, dove anche l'impaginazione è precisa e non si scappa, quindi o si fa una riproduzione fedele oppure come dire, salta tutto il sistema. Per cui credo che sia molto legato a una forma di semplificazione così del lavoro editoriale, anche per le edizioni scolastiche, poi come dire subentrano degli altri apparati che sono il commento, gli esercizi eccetera, e quindi si sacrifica forse questo aspetto qua. Però c'è anche, credo, un aspetto invece più legato a una questione di storia culturale, cioè una disattenzione, e in questo senso rispetto alle ricerche che noi facciamo proprio sulla lunga tradizione illustrativa, noi applicata ai poemi cavallereschi, però poi la cosa si diffonde ed è riscontrabile anche per altre opere letterarie, non lo so, una sorta di oblio di questa tradizione, per cui la centralità del testo, come dicevo prima, no? Questa gerarchizzazione assoluta porta alla sottovalutazione di altri elementi testuali, di altri elementi paratestuali, che in questo caso forse non è nemmeno la definizione corretta, perché come abbiamo dimostrato forse sono elementi testuali a tutti gli effetti. Però in generale il testo verbale nel Novecento, paradossalmente poi rispetto a una cultura che invece va sempre più nella direzione delle immagini, però c'è una specie di dissociazione in questo caso, e anche credo una forma di pregiudizio proprio su che cos'è un grande testo letterario, cioè un testo letterario è un testo verbale, e invece poi proprio perché magari il portato della tradizione illustrativa diventa da un certo punto in poi associato invece appunto a un'editoria popolare o per l'infanzia e cose del genere, quindi forse l'idea che invece quello è il grande testo della letteratura nazionale lo porta verso il dominio del verbale. Però ripeto, bisognerebbe forse andare a vedere la storia delle edizioni puntualmente e cercare di capire cosa è successo. Faccio una riflessione, è solo una riflessione. Allora, mi sembra che lei abbia detto che Manzoni è molto attento alle immagini, tant'è vero che dice a un certo punto al grafico che nel caso cambia il testo, quindi è molto attento al... Però a una lettura dei Promessi Sposi, ad esempio, i due personaggi vicini sono fra Cristoforo e l'innominato, non fra Cristoforo, no, non l'innominato e il cardinale. E invece ho visto sulle immagini che sono molto diversi fra Cristoforo e l'innominato. E questa già è una cosa che mi crea un problema rispetto all'attenzione di Manzoni. Un'altra, sempre sul ritratto Geltrude Lucia. Molti anni fa, facendo fare ai ragazzi un confronto fra i due personaggi, testuale, un ragazzino molto bravo da un punto di vista grafico mi disse: signora, non mi è riuscito a farlo testuale, però le ho ritratte tutte e due, sono uguali, sono assolutamente uguali. Aveva fatto l'esercizio però anche qui di nuovo non mi sembra che Manzoni stesso sia stato attento a questa sua poi coscia volontà di raffigurarli uguali. Credo appunto che le immagini in questo caso
nella serie di ritratti cerchino di individuare delle simmetrie che non necessariamente poi si esplicitano come somiglianze effettive. E anzi, laddove i ritratti si richiamano, a mio avviso, a mio modo di vedere, sono efficaci perché c'è l'idea di un confronto, ma soprattutto perché mettono in evidenza delle differenze. Forse non l'ho chiarito molto prima, però naturalmente la vicinanza, diciamo così, concettuale tra Gertrude e Lucia è soprattutto per opposizione, e quindi probabilmente il ritratto, forse ancora di più del testo, cerca di far venire fuori questa opposizione, non solo perché non si somigliano fisicamente, ma perché proprio simboleggiano due opposti dal punto di vista visivo. Quindi forse le differenze che emergono, anche più marcate rispetto al testo, sono finalizzate a sottolineare la vicinanza. Sì, potrebbe anche essere assunto questo come un bel elemento interessante proprio per il chiasmo che crea in un qualche modo, no? Cioè il testo richiama delle similitudini e le immagini restituiscono delle differenze. Io penso che ci sia comunque sempre questa dinamica, cioè similitudine e differenza sono molto aggrovigliate nel sistema proprio del romanzo, no? Cioè come dicevo, anche nelle situazioni narrative, cioè sono situazioni che si somigliano ma che poi hanno significati diversi, esiti diversi, eccetera. Quindi credo di poter dare questa risposta, però forse non è soddisfacente, me ne rendo conto. Sì, no, anch'io volevo solo fare una riflessione su quanto i Protagonisti Sposi siano cinematografici, cioè sul fatto che il romanzo, al di là dell'illustrazione, che appunto noi siamo insegnanti, quindi pensiamo subito alla didattica, e quindi giustamente, ma perché non ci sono nei testi magari, no, più possibilità di fare questo confronto? Ecco, questo ve lo lanciamo anche a voi, no, che potete influire magari anche sui nostri libri di testo. Però perché senza l'immagine è chiaro che è difficile poi fare un discorso astratto. Però io volevo dire che i Promessi Sposi sono stati una delle opere più in cui si sono fatti più film, più, no? Proprio perché io faccio sempre notare questo, fino dall'incipit a tutto il resto, cioè come se Manzoni avesse già immaginato una ripresa, no? La ripresa dall'alto e poi dal basso, il primo piano, il campo lungo, e addirittura al dettaglio il primissimo piano. E quindi appunto certamente l'immagine, sicuramente lui ha voluto il controllo dell'immagine, ma già nel testo, ecco, volevo sapere cosa ne pensa, cioè già nel testo secondo me ci sono veramente un'infinità di dettagli, come appunto il dito che si alza, cioè dettagli teatrali, chiaramente il cinema non c'era, però che già prevedono una trasposizione cinematografica. Il film del 67, voglio dire, il primo che fu fatto dalla Rai, e io faccio vedere tutti gli anni a scuola, perché serve moltissimo, perché è praticamente, insomma, Bacchelli ha fatto la sceneggiatura, ma è praticamente il testo in maniera veramente puntuale, no? Nel dialogo, in tutto, ecco. Sì, non posso che confermare, nel senso che è proprio così, come dicevo anche prima, c'è un'attitudine visiva, un'ispirazione visiva originaria, e poi questo appunto è uno dei nodi fondamentali della scrittura, probabilmente è anche una cosa che ha una lunghissima tradizione, insomma, no? Il rapporto tra parole e immagine anche come ispirazione, cioè scritture, esistono scritture visive proprio come già nel loro nucleo ispirativo, e la storia appunto delle trasposizioni è anche però
È anche però una storia di trasposizioni mancate. È emerso recentemente anche un tentativo di Visconti di fare un film su Promessi Sposi che è naufragato. Quello è naufragato perché naturalmente Visconti aveva fatto un progetto che costava una cosa, però lui come sempre è minimale, no? E quindi ha fatto... Però è vero che in qualche modo per alcuni, anche Bassani aveva fatto un progetto di trasposizione dei Promessi Sposi, tra l'altro proprio puntando su quella suggestione da reducistica, insomma sulla consonanza tra Seconda Guerra Mondiale e flagelli seicenteschi. Però chissà che invece qualche volta non sia stato anche inibente per chi ha provato a fare, a fare questo tipo di trasposizione il fatto che fosse già così cinematografico, già così precisa l'ispirazione visiva di Manzoni. Comunque è un tema interessante, però sicuramente per me è un elemento, è uno degli elementi di fascino più forti del romanzo e forse anche di strumento per provare a comunicarlo, perché questa idea può passare anche molto e intercettare invece degli occhi e delle orecchie educati molto di più alla grammatica del cinema che non a quella del testo letterario, quindi anche questo può essere uno strumento, no? Possiamo chiudere forse, sì. Allora ringrazio. Grazie di nuovo a tutti e tutte e rinnovo di nuovo l'appuntamento al prossimo giovedì e poi a quello successivo per gli ultimi due incontri. Grazie ancora.